Allora, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL, a meno che non siano state specificate. L'avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 70% e il 74% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, ripartono questi webinar live con me, Giuseppe Ciricola, Country Manager Italia di TICMIL. C'è Tony Cioli Pubiani, che saluto. Ciao Tony. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Giuseppe, è con piacere che riprendiamo questo tipo di esperienza che ci ha dato soddisfazioni. Il trimestre primavera estate. Esatto, io direi, Tony, se sei d'accordo, di dare un'occhiata un attimo al calendario, così vediamo che cosa ci aspetta questa settimana. Io ho selezionato un po' gli appuntamenti più importanti che ci segnala il sito di investing.com. Oggi, sul lato euro non c'è, e sul lato dollaro non c'è comunque, non ci sono grosse novità. C'è il PIL invece sulla sterlina che comunque, per via anche sicuramente delle news che si rincorrono per una possibile hard Brexit, che comunque è stata scongiurata un po' dal Parlamento, sicuramente sarà un market mover molto importante. Poi domani abbiamo sempre comunque le variazioni sulla sterlina e le scorte di petrolio sul dollaro. Poi diciamo che l'appuntamento clou della settimana è sicuramente la conferenza stampa con Draghi, con la BCE alle 14:30, e poi si chiude la settimana venerdì sulle vendite al dettaglio statunitense sul mese di agosto. Tony, un po' questa è la situazione che ci attende, la situazione macro, degli appuntamenti fissati in calendario per la settimana. Se vuoi aggiungere qualcosa, Tony, su che cosa ci aspetta, fare un po' il quadro della situazione, anche perché non ci sentiamo da un po', quindi l'ultimo, se non sbaglio, è stato fine luglio, quindi ci siamo fermati tutto agosto, anche poi inizio adesso di settembre. Quindi Tony, vediamo un po' che cosa, partirei anche un po' dalla situazione del nostro indice. Benissimo. Allora, market mover principale oggi pomeriggio, sì, scusate, oggi pomeriggio, questa settimana sarà giovedì pomeriggio alle 14:30. È un market mover, ovvero la riunione della BCE. Era una riunione in qualche modo anomala, ma adesso spieghiamo il motivo, e che può presentare, vabbè, come tutte le riunioni, qualche sorpresa. Allora, noi ricordiamo che a metà giugno a Sintra, in Portogallo, Draghi fece un discorso abbastanza clamoroso che infiammò tutte le borse, in particolar modo anche le obbligazioni, in particolar modo Bund e anche BTP e via così dicendo, dando via a un moto molto importante che ha portato i rendimenti, ad esempio, del Bund, da meno 0,3-0,4 fino ad arrivare a dei record storici negativi importantissimi sulla soglia del meno 0,8. In buona sostanza, chi segue il Bund, questo Bund ha avuto un apprezzamento da circa 170 punti, e mi riferisco al Bund che è scaduto venerdì scorso, perché il Bund ha questa particolarità: purtroppo ogni 3 mesi il sottostante cambia notevolmente, cambiano anche le cedole in maturazione e quindi si ha delle grosse differenze. Non è come l'indice FTSE MIB, che sostanzialmente è quello meno i dividendi. Per cui è per quello che preferisco sempre parlare di rendimenti. In ogni caso, chi segue il Bund, abbiamo avuto questo Bund che da 169, 170
è arrivato fino a 179,67, mi sembra. È il record che ha battuto di un centesimo solo mercoledì, giovedì scorso, la settimana scorsa. E questo proprio perché Draghi ha detto tra le righe che era la BCE era pronta a fare dei nuovi QE, ovvero acquisti diretti nel mercato secondario da parte della banca centrale sui debiti sovrani degli stati aderenti all'area euro. E quindi c'è stato quello che sappiamo. E c'è da dire però, ecco la cosa più importante, che per arrivare a fare un nuovo QE, formalizzarlo e dare via effettivamente a questi acquisti, che sarebbero molto importanti per i livelli di prezzi, cosa che è già stato parzialmente tra l'altro anche scontato, bisogna modificare delle regole perché due tra le tante regole, due sono da modificare per forza. La prima regola è quella che gli acquisti devono essere massimo al 33%, è una regola rispetto all'emittente, ovvero la BCE non poteva comprare più del 33% dei bund esistenti sul mercato emittente per emittente. Allora, siccome la BCE compra tantissimi bund tedeschi, ha comprato, è facile fare un conto perché si sa l'aliquota spettante alla Germania, che è predeterminata, è circa il 27% degli interi acquisti che fa la BCE, si sa quanto il programma era formalizzato, quanto la BCE effettivamente ha comprato, ed è facile fare questo conto, siccome la BCE ha comprato circa per 2.500 miliardi, l'ultimo QE, il 27% di 2.500 miliardi conto fatto, adesso anzi lo faccio con voi in diretta perché non vorrei sbagliarmi, ecco, 2.500 per 27.20, 675 miliardi, guarda caso 675 miliardi è circa, noi sappiamo che il debito pubblico tedesco sono 2.000 miliardi, per cui diciamo che siamo esattamente al limite, il terzo è stato comperato e quindi o si cambiano le regole o Draghi non può più comprare bond o bund tedeschi, che siano a 10 anni, 2 anni, 3 anni, 5 anni, ha poca importanza, diciamo bund tedeschi in scadenze varie. La seconda regola, e questa viene raramente ricordata, non vorrei sbagliare perché ho visto, vedo che non la ricorda nessuna, è che addirittura Draghi non può comprare obbligazioni che rendano meno del rendimento del tasso di deposito, che è negativo dello 0,4, ovvero chiunque abbia dei soldi liquidi in deposito presso la BCE, il sistema bancario, paga una tassa dello 0,4. Meno 0,4 e quindi la BCE non può comprare bond in genere che rendano meno di meno 0,4, cioè quelli meno 0,5, meno 0,6, meno 0,7, scusate, per cui i numeri negativi si fa abbastanza confusione, per cui è meglio fare l'esempio diretto, cioè un bond che rende lo meno 0,5 non può comprare. Allora, siccome la Germania ha dei bund che rendono, il bund ormai rende meno 0,7 e quello a 10 anni, evidentemente anche andando indietro negli anni, quelli scadenza 7 anni, 6 anni, 12 anni, più o meno siamo tutti lì perché la curva dei tassi è molto piatta, anche sotto questo aspetto o aumentiamo il tasso di deposito negativo, che è molto probabile, o addirittura si devono modificare le regole. Modificare delle regole così importanti quando sei in via di stai per andare via, perché questa dovrebbe essere la penultima riunione di Draghi. Noi sappiamo che dall'1 novembre, credo, o da fine ottobre ci sarà Christine Lagarde. È estremamente complesso perché sono regole che sarebbe meglio modificare, che modifichi la nuova presidentessa, e questa è già la prima incognita. Detto questo, evidentemente il mercato ha corso su delle aspettative importanti, sia dal punto di vista azionario sia dal punto di vista obbligazionario, e quindi può darsi che delle sorprese particolarmente positive, cioè
che siano già oltremodo non scontate dal mercato, non ce ne siano. Questo per intendere. Lo ripeto meglio per chi non è tecnicissimo: le misure che adotterà la BCE giovedì possono essere importanti, ma è probabile che siano quelle già scontate dal mercato e credo che per motivi tecnici, come appena esposto, cioè il fatto che Draghi sia impossibilitato a cambiare totalmente delle regole importanti, non possano sorprendere più di tanto, ovvero oltre quello che il mercato ha fatto, difficilmente ci saranno notizie da parte del governatore o dal presidente della BCE in modo da surriscaldare ulteriormente il mercato, perché tecnicamente non è possibile. E questa è l'osservazione predominante. Siccome questo noi abbiamo deciso con Giuseppe Ciericola di dedicare questi 40 minuti del lunedì più che altro a dare delle view per la settimana, il nostro scopo, ecco, questa chiacchierata del lunedì mattina, che ne faremo parecchie altre, è indicativa di quello che sono le logiche migliori da seguire. L'altra cosa importante che va detto è che quando ci sono dei market mover così importanti, come la riunione del BCE questo giovedì, poi per la prossima settimana ci sarà addirittura la riunione della Fed, poi ci sarà la riunione della Banca del Giappone e mi sembra, non vorrei sbagliare, ci sia anche un'altra banca centrale, quella svizzera, insomma. Ci sono altre tre banche centrali che si riuniscono. Il mercato tendenzialmente, prima dei grandissimi eventi, e ormai per me i grandi eventi sono questi, non sono più non farm payroll, non sono più dati particolari macroeconomici, perché abbiamo visto che poi la borsa fa come gli pare. Cioè, dati brutti magari vengono presi bene o devono essere presi bene, dati belli vengono presi male, a volte sì, a volte no, a seconda di quanto il mercato si aspetta è già scontato. Ecco, quando ci sono queste grosse riunioni, tendenzialmente il mercato si blocca, tende a nessun operatore, nessun fondo, nessun hedge fund, nessuna grande mano primaria, salvo notizie, market mover improvvisi, prende delle iniziative e pertanto si tende a traccheggiare, si tende a fare quello che abbiamo visto anche nella giornata di venerdì scorso. Sostanzialmente, insomma, si rimane con bassissima volatilità. La bassa volatilità, per altri motivi, tende a premiare più il rialzo, perché l'assunzione, la bassa volatilità vuol dire la percezione di minori rischi, minore da parte degli operatori e quindi le iniziative ribassiste o di grosse smobilizzo delle posizioni non avvengono e si hanno queste giornate noiose dove effettivamente succede poco o niente, salvo ovviamente tweet o notizie clamorose. E questo è quello che mi aspetto adesso, in generale. Adesso vediamo subito, come parte l'Italia, così guardiamo anche l'Italia, come parte il DAX. Noi sappiamo che alle 9 parte l'Italia, come parte il DAX. Tra l'altro, Tony, noi con l'Italia ci eravamo lasciati con un governo, con i nostri appuntamenti, a settembre ce ne troviamo adesso con un rimpasto. Lo vediamo però comunque abbastanza messo bene l'indice rispetto comunque a quando l'avevamo lasciato a luglio, verso fine luglio, che adesso quota il FTSE MIB sulla piattaforma ETFMILA 21.938. E come dicevi tu, comunque, stavo vedendo che sugli indici si soffre, c'è molta bassa volatilità, soprattutto proprio perché sono in attesa dell'evento di giovedì. Quindi, in questi casi, Tony, secondo te quale può essere il miglior tipo di operatività? Andare a lavorare magari con il famoso tergicristallo e quindi prendere. Magari andare a lavorare sui minimi o sui massimi, quindi cercare la scalfata Esattamente. su questi livelli. Purtroppo, come hai intuito un po' dalla premessa, evidentemente questo è un mercato che non comporta particolari sorprese,
Ripeto, giovedì prossimo non ci saranno eventi clamorosamente positivi, secondo me, qui ci metto la faccia, cioè non, difficilmente Draghi potrà sorprendere ulteriormente il mercato perché non ha i mezzi di modificare delle regole importantissime, per cui può preannunciare azioni, come al solito, azioni importantissime, se si renderà necessaria, eccetera, però avendo la Lagarde che comincerà da fine ottobre a essere lei la vera presidentessa, avendo a disposizione un'altra sola riunione, credo che difficilmente imbastirà delle azioni importanti e sorprendenti. Quindi noi abbiamo il vantaggio di avere un cap, cioè di essere cappati in questo modo, scusate il mio modo di interpretare la borsa, però è un vantaggio che noi sappiamo che più di tanto in là non si va. Per quello che riguarda la riunione, per cui io porrei dei cap per quello che riguarda l'indice FTSE MIB a queste quote qui, 22.050, 22.000. Tony, a proposito di gap, io adesso scusami se ti interrompo, ma... Ok, Avevo detto cap con la C, cappato, poi lo spiego. Dimmi. io parlavo di gap perché adesso ho visto la quotazione del FTSE che è aperto in gap up a 22.000 circa, e quindi sono entrato short. Ovviamente queste sono sempre a finalità didattiche. E quindi adesso, come vedete dalla piattaforma, dovreste vedere appunto la piattaforma di Tickmill, sono entrato con una sell per andare a vedere se chiude quel gap a 21.960, un po' sfruttando la premessa che ha fatto Tony sul discorso che comunque ci sarà presumibilmente lateralità durante la settimana, quindi non credo attualmente in questa apertura a rialzo sul FTSE, e vediamo se va a chiudere sul livello, diciamo, di venerdì. Scusa Tony se ti ho interrotto. Perfetto, anzi, io sono rimasto un minuto indietro con i ragionamenti, per cui il ragionamento era quello di andare a colpire eventuali eccessi. Parlavo di cap cappato, nel senso che vabbè, questi sono linguaggi che vengono dai certificati. Secondo me, tutto sommato, fino a giovedì compreso, noi sappiamo che Draghi non può sorprendere più di tanto, per cui se il mercato dovesse continuare a salire, perché se sale è perché non è venduto, perché prima dei grandi eventi difficilmente partono operazioni ribassiste, se non nella mattinata del giovedì o mercoledì pomeriggio, e quindi noi abbiamo dal punto di vista psicologico, poi la sbaglierò, il fatto che giovedì Draghi non sorprenderà e quindi abbiamo cappato, abbiamo un tetto massimo di possibilità per il FTSE MIB, secondo me, di estensione post Draghi, che lo collocherei appunto, come dicevo, 2200, no, 2200, perché mancano ancora 3 giorni e il mercato evidentemente può continuare nel suo trading range. Ecco, questa è la cosa. Oggi abbiamo aperto a 22.020, parliamo del mercato regolamentato, l'indice sul 22 è un pelo, ma perché? Perché abbiamo la prosecuzione naturale degli indici sulla scorta di quello che stanno facendo gli americani. Gli americani avevano chiuso più o meno in linea con le 5 e mezza venerdì, oggi abbiamo invece un bel incremento da parte del Nasdaq che guadagna più 0,30 di future rispetto ai valori di venerdì sera e quindi si porta a 7.880. Abbiamo un DAX importantissimo per l'Italia che addirittura sfonda quota 12,2, si porta a 12,230 e balza dello 0,37 in linea. Anzi, leggermente un po' sotto alla linea di quello che fanno gli indici esteri, confermati anche dallo Standard & Poor's che guadagna un bel 0,26, si porta quasi a 2.988, insomma, siamo quasi soglia 3.000, per cui quasi a 1,5% dal record assoluto. Evidentemente, l'Italia in consonanza con tutto gli indici e i parametri esteri, l'Italia vive anche lei di luce riflessa. Devo commentare in diretta che in questo momento l'Italia dà
un segnale leggermente di minor forza relativa. Di minor forza relativa, e questo lo vediamo perché mentre il DAX, vado proprio per sintesi, guadagna lo 0,34, l'Italia guadagna lo 0,10 e si porta a 2,21,980, e quindi non reagisce inizialmente bene come gli indici americani e come l'indice tedesco. Queste sono osservazioni che sono caposaldo per chi mi conosce della mia operatività, perché la forza relativa, almeno iniziale, intraindici, per me è importantissimo come segnale di forza o debolezza. Cioè io sono sempre quella che chiamo dissonanza dell'idea che è facile vedere la debolezza o no di un mercato, e questo l'Italia che sostanzialmente è sul livello di venerdì scorso, mentre un DAX mi guadagna parecchio, no? Parecchio, perché più 0,32, un DAX adesso me lo metto Stavo anch'io. vedendo adesso sulla piattaforma, vedete un po' ha fatto questo spike rialzista. Noi guardiamo i riferimenti del DAX Future, ricordiamo, sono presi alle 17:30. Io perché con i CFD, col fatto che va fino alle 22, alle ore 22, fino alle 10 di sera, il DAX a volte ci sono delle differenze. Comunque l'Italia chiude alle 5:30. Il DAX chiude ufficialmente alle 5:30 anche il suo future, poi c'è il cosiddetto periodo di after hour, che per l'Italia dura fino alle 8:30 e per l'America e per la Germania fino alle 10. Da qui ci possono essere delle incoerenze di variazione, e un bravo trader deve essere attento al valore che assumevano gli indici alle 5:30, o meglio i future o i CFD relativi. Ecco, per cui niente, spiegato in diretta questo, l'Italia appare col suo 21,980 leggermente più debole, leggermente più debole. C'è da dire che per la formazione del nuovo governo, scampata la paura che ci potesse essere elezioni anticipate, apprezzato il fatto che Gentiloni come intermediario con l'Europa possa essere ai mercati più gradito che magari avere ancora Salvini, un uomo di Salvini nella interazione, nel dialogo con l'Europa, eccetera, eccetera. Questo il mercato italiano l'ha scontato chiaramente la settimana scorsa, recuperando, non so, raperfornando, perché è sbagliato, perché noi vediamo anche il DAX che si è portato a 12,2, vediamo gli indici americani che sono ormai sui nuovi massimi storici. L'Italia ha fatto il suo e diciamo che è stata capace a recuperare quei gap down, quei gap negativi del 9 successivi, l'8-9 agosto, quando Salvini dette via la crisi di governo, dove noi un paio di giornate l'abbiamo perse molto più gravemente di quello che faceva il mercato. Ecco, abbiamo un po' recuperato, siamo a quota 22.000, che a memoria è molto vicina al record dell'anno. Il record dell'anno si è avuto durante la ultima riunione di Draghi del luglio, di metà luglio del 2019, fine luglio, quando l'indice durante il discorso arrivò superando le 22.000 350 punti, qualcosa del genere, e quindi siamo a quasi a neanche il 2% del massimo assoluto. Ma lo stesso discorso può essere fatto per il DAX e per gli altri indici europei. Ecco, tutto qui. Ok, Tony, allora vediamo. Allora vi ricordo che comunque potete fare domande se volete analizzare un particolare strumento, perché ovviamente adesso Tony ci ha fatto un po' il quadro introduttivo del tutto e quindi poi vedete anche un po' la situazione tra virgolette piatta dei mercati, non c'è molto altro da aggiungere. Quindi se avete magari volete approfittare appunto adesso del tempo di Tony per fare qualche domanda e analizzare qualche indice in particolare, anche qualche azione, fatelo, perché poi ovviamente non capita tutti i giorni avere Tony in live e poter usufruire dei suoi, diciamo così. Andando nel concreto,
meglio lasciare il segnale. Anch'io sono short di FIB a 21,985 di indice FIB. Fortunatamente abbiamo qualche giorno in cui l'indice coincide con il FIB e i CFD e siamo tutti in piena assonanza e se diciamo 21,985 si capisce benissimo quello che vogliamo dire. È una posizione che avevo assunto venerdì scorso, che ho mantenuto tranquillamente. Perché? Io ho fatto un determinato discorso di trading range e quindi non particolarmente negativo, infatti non lo sono negativo. Ecco, tra l'altro stiamo chiudendo adesso il gap, eh? Stiamo Dai, chiudendo dai, il dai, che gap. lo chiudiamo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo Giuseppe che ha interpretato bene, ha Tony, sfruttato. ma sempre merito tuo, io vediamo, No, ovviamente vediamo prima se lo chiude perché poi ce la sogniamo, non vorrei siamo tirarla. lì, siamo lì. C'ho questo short per un motivo di vero rapporto rischio-rendimento, di vero rapporto rischio-rendimento. Perché dico vero rapporto rischio-rendimento? Perché in borsa i trader, i master trader, si tende a parlare di rapporto rischio-rendimento solo in base alla pianificazione del take profit e dello stop loss. Quindi uno dice rischio 10 tick, ne perdo al massimo 5, rapporto rischio-rendimento è 2-1. Questo è parzialmente vero. Il vero rapporto rischio-rendimento, secondo me, è il valore atteso, è la cosa più difficile però, perché è soggettiva da calcolare, è quanto effettivamente io rischio stando short, quanto effettivamente io rischio stando long, e questo è quello che io valuto rapporto rischio-rendimento. È un po' più complesso e ovviamente è determinabile solo soggettivamente, una questione di sensibilità, perché i rischi sono solo stimabili ma non oggettivamente calcolabili. A mio avviso, per quella serie di discorsi che ho fatto io, può andare su e scendere circa nello stesso, con le stesse probabilità. D'altronde, se il mercato dice 21,980, vuol dire che si vale 21,980. Però, in una situazione settimanale, diciamo, è più probabile che Draghi giovedì deluda, o non deluda rispetto a quello che addirittura sorprenda, è più probabile, poi potrà sorprendere o potrà deludere, proprio per i motivi tecnici che ho spiegato prima. Cioè, Draghi è impossibilitato, dal mio punto di vista, tecnicamente a prendere dei provvedimenti in procinto di lasciare il testimone a Christine Lagarde, da fare iniziative concrete e modificare delle regole, che è più opportuno che lo faccia la nuova presidente. Proprio per questo motivo non ci possono essere eclatanti misure oltre quelle scontate. Per quello che invece riguarda l'Italia, il governo, effettivamente questa è una situazione che piace molto di più ai mercati, perché c'è un maggiore asservimento della nostra classe dirigente politica a quello che sono i diktat dell'Europa. Abbiamo visto anche il presidente Mattarella venerdì che ha detto effettivamente potremmo anche cercare di modificare il patto di stabilità, per cui c'è una maggiore armonia politica rispetto a quella che ci poteva essere con una Lega Nord importante nel governo, e questo è un dato oggettivo che va preso conto, e per di più c'è stata anche la fortuna per l'Italia, questo va benissimo, che in un momento dettato dalle politiche monetarie o dalle aspettative in cui recuperavano un po' tutti i debiti sovrani, in particolar modo la Grecia, in particolar modo la Grecia, perché insieme all'Italia sono gli unici due stati della Comunità Europea che danno ancora del rendimento, perché altrimenti non c'è trippa per gatti. Ecco, è riuscita proprio in questo momento di cambio di governo a sfruttare appieno l'onda lunga della BCE, e quindi abbiamo portato i rendimenti e lo spread intorno a quota 150, e i rendimenti addirittura
sul livello sotto lo 0,9. Questo evidentemente piace al FTSE 1000, che è ritornato a 22.000, piace anche alle banche, perché sappiamo che sono pieni di titoli di Stato, piace anche a titoli come Poste Italiane. Guardatelo qui, Poste Italiane che addirittura ha bucato 10 euro, 10,07, perché Poste Italiane è un titolo che ha i vantaggi di essere pieno di asset finanziari tipo BTP, ma non ha gli svantaggi di essere una banca che ha, appunto, la banca ha come dovere quello dell'intermediazione del credito. Sappiamo, abbiamo già spiegato nelle precedenti puntate, che le banche rimangono purtroppo loro nolenti, molto penalizzate dai tassi bassi, estremamente penalizzate, e lo vediamo, perché è vero che avevo dato anche dei target inferiori a 1,72, 1,74 di Banca Intesa e siamo arrivati solo a 1,83, 1,84, ma è anche vero che poi c'è stato un movimento importantissimo positivo degli indici e in particolar modo del BTP, e quando un BTP ti spara quota 145 e dà più 2, 2,5 di rendimento, ti crolla 0,80, uno spread da 2,50 arriva a 150. Se posso dirlo, quello che hanno fatto le banche era relativamente poco. Era relativamente poco, e questo è anche da osservare, perché una Banca Intesa che ha ripreso bene, però vale 2,8, 2,08, in una situazione di BTP euforica, che ha guadagnato il 30% nel giro di un anno, perché il BTP l'anno scorso, proprio a fine settembre, primo ottobre, non riusciva a rimanere sopra i 120, 117, 116, 118. Ecco, in questo rally incredibile del BTP, le banche appaiono ugualmente penalizzate, perché se mi avessero detto l'anno scorso: a quante Banca Intesa, se il BTP da 116 va a 146, io mi sarei aspettato almeno 3 euro, almeno, almeno. Voi andate a vedere le situazioni di giugno, luglio, precedenti dei record dei BTP, quando rendevano l'uno e un pelo, che sembrava pochissimo, e andate a vedere quello che erano le quotazioni dei bancari e vi rendete conto come i bancari rimangano un po' penalizzati. Ma questo lo è perché i tassi a zero prolungati non possono altro che accentuare delle difficoltà che avranno le banche a fare il loro lavoro, l'intermediazione del credito, che evidentemente non gli offre dei margini importanti, mentre il tentativo che fanno lodevole delle banche anche di diversificare il business e cercare di vendere polizze assicurative, vendere altre cose, eccetera, è lodevole, ma non sufficiente per poter puntare alle banche come asset del futuro. Ok, perfetto Tony, così hai risposto indirettamente anche a Antonino che chiedeva un po' un parere su Intesa, poi lo chiede anche su Eni, però volevo un attimo soffermarmi sulla domanda di Davide che ti chiede se venderesti una call sul FTSE MIB. Allora Tony, venderesti call sul FTSE MIB? Questa è un po' la domanda, e poi c'era un'altra sul petrolio che te la faccio dopo. Va bene, allora rispondiamo esattamente, visto che siamo i fedelissimi che seguono in diretta. Sì, su Banca Intesa, ecco, l'ho spiegato prima, è un asset adesso che va bene per speculare nel breve periodo, però se dovessero ritornare qualche mio problema o sul BTP o sull'Italia, eccetera, accelererebbe tantissimo la discesa. Adesso ovviamente con il rally che stanno facendo i BTP è ovvio che anche Banca Intesa o anche Unicredit stesso, che era sotto i 10 euro, abbiano avuto un logico e giusto apprezzamento, però non mi piace come asset. Rispondo anche le Eni soffrono un pochettino anche lì della crisi come asset strategico del prezzo del petrolio, però in ogni caso l'ultima riunione che hanno fatto Descalzi, Consiglio di Amministrazione con relativa assemblea semestrale sono state eccezionali. Anche il discorso strategico che ha fatto l'Eni nel finale del 2000, nella prima semestrale del 2016 mi è piaciuto, quindi rimane un asset anche lì non strategica, ma a un prezzo
tutto sommato buono, perché il dividendo che darà il titolo ENI sarà addirittura aumentato di un paio di centesimi, e questo visto che rimunera 80, da 83 si dovrebbe passare a 85 centesimi, visto anche i rendimenti a zero, rimane sempre proprio come a livello di distribuzione del dividendo un titolo molto buono. Poi cosa dopo ENI Enel c'era? C'era la domanda di Davide che ti chiedeva se venderesti delle call. Beh, allora, venderei delle call. Sai, lì dipende tutto dal time frame, cioè dal time frame, chiedo scusa, le call potrebbero essere a venerdì prossimo, potrebbero essere a un mese, due mesi, tre mesi, cinque mesi. La mia idea comunque sì, che si possa vendere delle call, ad esempio, una call può essere venduta se non facciamo un time frame, un livello di scadenza molto stretto, così è più divertente. Ecco, una 22.100 settimanale scadenza venerdì prossimo, adesso non so al volo quanto ti potrebbero dare, ma secondo me ti danno quasi 200, te lo dovrebbero dare 180, 170, 180, potrebbe essere già un'idea, perché bene o male, proprio per il discorso che ho fatto, secondo me giovedì Draghi, non dico che deluda, ma grossi rialzi non si dovrebbero fare, per cui se uno prende 170 punti da una 22.100 vorrebbe dire che va a perdere da 22.3 in su, e credo che sia plausibile non arrivare oltre a questa quota, tutt'al più rimane pari, per cui va bene nel breve vendere una call sul FTSE MIB, può anche essere esteso al mese di settembre. Ecco, si può anche fare una considerazione analoga per una call che scade la terza settimana di settembre, però i mercati sono imprevedibili, l'Italia adesso è in fieri con questo nuovo governo, se ci saranno dei litigi, ed è probabile, il mercato italiano reagirebbe molto male, se fila tutto liscio, ma io questo non lo posso sapere, e potrebbe apprezzarsi fino a rivedere i nuovi massimi dell'anno. Però a me accetto l'idea, mi piace espormi, di una strike 22.100 scadenza venerdì mattina prossimo, proprio dopo la luna di Draghi. Sì, mi piace come idea. Ottimo. Poi Paolo, non so Tony se segui il petrolio, però ti chiede, buongiorno a tutti, cosa pensi Tony del petrolio dopo la notizia del weekend, potrebbe rompere i 58 dollari al barile? No, io sono in piattaforma il livello 58. 57 siamo adesso. Adesso siamo a 57. Almeno io ho 57 spaccato di petrolio. Esatto, lui chiede se può rompere i 58. Livello l'ho segnato lì. Allora, io la notizia del weekend non la conosco, almeno che non faccia riferimento, il che è possibile, alla bilancia commerciale della Cina, che mi sembrava l'unica notizia di carattere macroeconomico che girava in giro per internet. Per cui io ho questo dato qui. Allora, se puoi specificare un po' la notizia che hai seguito. Se la bilancia commerciale della Cina ha attinenza, perché il petrolio con la Cina è un market mover molto importante. Io posso ripetere, dire quello che era la notizia, così male non fa. È uscita la bilancia commerciale della Cina, bilancia commerciale che ha visto nel mese di agosto un netto declino degli acquisti da parte dei cinesi sui prodotti americani, molto molto importante, però al tempo stesso loro hanno contratto le importazioni in maniera di oltre il 5%, in maniera importante, e sono riusciti a vendere qualcosina di più a tutti gli altri paesi, escluso ovviamente gli Stati Uniti. Quindi sostanzialmente era un bilancio di un meno 1%, non c'è stato un drastico crollo della bilancia commerciale cinese, perché sì, è un crollo importante con gli americani, ma tutto sommato le minori importazioni che hanno fatto, loro hanno esportato meno gli americani, hanno importato meno come i cinesi e hanno esportato un po' di più nel resto del mondo, escluso Stati Uniti. Quindi un bilancio che potrebbe essere letto anche bene, tant'è vero che poi i future stamattina non erano assolutamente negativi su questa scorta qui.
Quindi una Cina non, se ricollego bene, ma è difficile, una Cina non, diciamo, non penalizzata dalla guerra dei dazi o penalizzata molto male, ovviamente potrebbe avere anche avuto ripercussioni sul prezzo del petrolio che vale 57. E poi in realtà Tony, Paolo ha specificato un po' in chat la notizia che ha sentito nel weekend e fa riferimento a quello che ha detto un po' il ministro dell'Energia degli Emirati Arabi, dove fa riferimento sostanzialmente a una dichiarazione in cui dice che i paesi ricchi di petrolio faranno di tutto. Faranno tutto il necessario per bilanciare il mercato. Un po' vaga Sì, come. no, 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 ma è un classico. Adesso che me l'ha letta, l'ho letta anch'io. È un classico, ovviamente, quei produttori più ricchi, il prezzo del petrolio non sta più benissimo agli arabi. Gli arabi sono sempre esosi perché non hanno altro che petrolio, poi non gli piace lavorare. Per cui se gli cambi il prezzo del petrolio, che ricordiamoci che era stabilmente prima di qualche anno fa, prima del 2000. 15 era stabilmente tra i 95 e i 110 dollari, no? Ormai è dimezzato e sembra che debba rimanere dimezzato. Io l'idea qui l'ho espressa sempre a livello macro, è la mia, il petrolio è giusto che valga così. Io dico sempre che è giusto che valga così. Non mi aspetterei mai dei particolari upside del prezzo del petrolio. Perché da un punto di vista tecnologico si cerca sempre alternative all'utilizzo del petrolio in maniera importante e quindi la ricerca va anche in questa situazione qui. E poi di petrolio ce n'è molto di più di quello che si pensava ci fosse. Gli shale oil, ad esempio, ne sono un esempio tangibile perché di petrolio tramite gli shale oil se ne può produrre in tutto il mondo molto di più di quello che si pensasse potesse produrre ed è anche calato notevolmente il costo di produzione. Quindi è un asset destinato dal punto di vista della domanda, a rimanere stagnante se non a calare, indipendentemente dallo sviluppo della Cina. E dal punto di vista dell'offerta, a essere contrabbilanciato in maniera importante anche grazie alle scoperte appunto degli shale oil, che è possibile fare il petrolio, insomma, in maniera alternativa a quello che era tradizionalmente noi conosciamo. Quindi il petrolio io lo valuto intorno ai 55 dollari. Questo a livello importante. Poi è evidente che non è che il petrolio, siccome Tony, non sono poi io che lo valuto 55 dollari, sono tante altre persone che vedono questo il valore, non è che rimarrà lì. Evidentemente ci saranno delle mosse speculative degli operatori legate agli accordi OPEC o a dichiarazioni come queste del ministro arabo, che dice che i paesi più ricchi si possono permettere di venderne meno e quindi calano la produzione per alzare il prezzo. Per cui queste sono voci speculativi. Secondo me, per rispondere interamente alla domanda, ogni voce speculativa o derivante anche da crisi geopolitiche, diciamo, per cui l'Argentina oppure il Venezuela non produce, queste storie qui legate ai grandi produttori, Iran, e via così, sono da approfittare se il prezzo sale per shortare, perché sostanzialmente il petrolio è quasi obbligato a ritransitare ogni tanto per quota 55. È vero che ci sono azioni importanti volte a sostenere il prezzo del petrolio, per cui anche da 55 in giù difficilmente può scendere più di tanto. Per cui la speculazione che farei io non mi lascerei impressionare dal superamento dei livelli. Quindi vado contro le logiche dell'analisi tecnica, ma cercherei di agire contro trend quando lo spartiacque 55 viene superato. Come livello di short, per cui ho scelto 57, come livello di acquisto 52. Questo è un po' il riassunto di quello che penso io, però sono idee un po' artigianali mie. Hanno funzionato quest'anno in maniera
se uno sente quando parla del petrolio in maniera incredibile, perché è già 3-4 volte che a 57 boom viene ributtato giù a 54-53 e poi a 53 ce lo scappa all'otto. Evidentemente non può durare così, però io anche se questo qui dell'Arabia o sto arabo ricco ha fatto questo discorso, non ci cascherei e non andrei a cercare del petrolio oltre questi 57 dollari. Ottimo, Tony. Allora, il tempo a disposizione è finito. C'è una domanda di Grazia sul DAX che chiede se vede se viene un ritracciamento, ma comunque è spiegato già un po' all'inizio. Non so, grazie, se hai avuto modo di sentire il discorso introduttivo di Tony. C'è comunque la BCE giovedì, quindi ovviamente si naviga a vista. E si va a lavorare un po' su quelli che sono gli eccessi, cercando un po' di farsi la scappata, come ho tentato un po' io sul FTSE, dove mi ha sfiorato la chiusura del target, però adesso è andato a riprendersi nuovamente i livelli iniziali di apertura, e quindi lo aspettiamo lì, vediamo se poi va a chiuderlo entro la giornata. Allora, io Tony, io ti ringrazio. Dammi 30 secondi perché Grazia, forse la conosco, se è lei, Grazia la conosco. No, comunque, in ogni caso, rispondo ancora per il DAX. Avevo detto qualcosa all'inizio, il DAX secondo me è sostenuto e sta arrivando a questi nuovi massimi per il motivo che c'è l'euro molto, molto, molto debole, causa anche Germania, perché la Germania ha dato dei dati sulla produzione industriale, sul prodotto interno lordo, e sulle aspettative dello ZEV, le aspettative degli operatori, dei direttori degli acquisti, insomma una serie di dati molto 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 brutti che hanno segnato la recessione, non la recessione tecnica perché ci vogliono due trimestri, però un primo atto recessivo nel secondo trimestre del 2019, meno 0,1. Se ci dovesse essere il secondo, è molto probabile nel terzo trimestre, cioè quello che va da 1 settembre, agosto, settembre, ottobre, adesso non voglio sbagliare, luglio, agosto, settembre, ecco, luglio, agosto, settembre, dovesse esserci, che poi uscirà a fine settembre, primi di ottobre, il secondo trimestre negativo, andremo in recessione tecnica, e quindi questo ha portato giù l'euro. L'euro, DAX e euro debole vanno veramente a braccetto, DAX ed euro debole vanno veramente a braccetto, quindi si giustifica questo 12.220 secondo me sotto questo aspetto, non ovviamente per i dati tedeschi. C'è da dire una cosa, e poi finisco, che volevo dirla, sempre perché si riferisce al DAX, siamo attenti che parole troppo accomodanti di Draghi relativamente alle iniziative della BCE che volte ad abbattere il valore dell'euro, cioè portarlo 1,9, 1,8, 1,7 contro dollaro, potrebbero scatenare l'ira di Trump, che svincolato da Powell, perché Trump può fare con i dazi quello che gli pare, potrebbe cominciare a parlare di dazi anche sulle automobili europee. Sempre, per cui diciamo che anche qui siamo in un cul-de-sac. Questa è la mia visione di medio breve del DAX. Come agire sul DAX? Cominciamo a riguardare euro-dollaro, cioè se c'è un dollaro che buca l'1,10, il DAX evidentemente viene sostenuto. Però ritengo ugualmente che siamo in lieve eccesso a questo livello di prezzi, per cui è più probabile, mi giocherei più uno short, sempre però in un ambito di trading range molto molto modesto, che possono essere i 60-70 punti, come possono essere i 100 punti di FIB, perché poi il FIB addirittura Giuseppe già 9,40 lo voleva comprare, io ho come target 900-880, 910, questo per essere sinceri, proprio per, magari lo risentiamo quello che ho detto all'inizio, questi tre giorni vanno giocati proprio, o non giocati o giocati proprio per fare quello 0,20, 0,13, i 100 punti di FIB al massimo, i 70 punti di DAX, i 40 punti di Nasdaq e gli 8 punti di Standard & Poor's, tanto per citare gli indici di Europa. Ottimo. Grazie, dice, di conoscerti, quindi buono. Così, allora, poi scrivere ovviamente a Tony perché ci sono altre domande, però Tony
sarà con noi nuovamente venerdì alle 16. Quindi chi si è iscritto adesso a questo webinar, a questo appuntamento, è iscritto in automatico a tutti gli appuntamenti del mese di settembre, che ne sono tanti. Questo è il primo dei sei che faremo appunto nel mese di settembre. Allora, io vi ringrazio. Adesso chiudo la registrazione. Grazie Tony per la partecipazione. E,